Lei è Sara. Sara. Salvo. Siamo gli atipici. Ah, bene, gli atipici. Saba, molto lieta. E io sono Luca, anch'io sono molto lieto. Ora, ci perdonerete se voi accomodate in terrazza, che noi andiamo a preparare qualcosa per aperitivo. Perfetto. Okay? Mi sembra un ottimo modo per incominciare. Sì. Bene. Assolutamente. A tra poco, a prestissimo. Allora. La casa dove ci accolgono oggi Salvo e Sara è un attico molto grande in un quartiere residenziale di Palermo, proprio ai piedi del Monte Pellegrino. La prima sensazione appena entro in casa è che è una casa un po' galleria, nel senso che ci sono tutte queste mura bianche e questo permette a tutti i vari oggetti, ma anche le opere d'arte che sono al muro, di avere un po' il loro risalto. È sicuramente una casa fatta apposta per mettere risalto alle cose belle. Ci sono tanti stili diversi che si avvicendano tra queste quattro mura, perché si trovano dagli oggetti di modernariato, ai poster pop art, ai quadri a olio con cornici d'oro barocco e anche una piccola collezione di bonsai, perché no? Sicuramente un pezzo molto importante in questa casa è questa IMS Chair, che si trova ovviamente nuova in commercio adesso, ma questa è molto vecchia, quindi sicuramente è una sedia che è stata molto amata per essere ancora così in buone condizioni. Dovrò indagare. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Arrivano anche Antonio e Daphne, che la sfida abbia inizio. Ecco i nostri ospiti. Wow! Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno, io sono Daphne. Io Antonio. Xaba, molto lieta. Luca, anch'io, molto lieto. Hanno portato un regalo. Un pacchettino proprio. Comunque, ragazzi, portatelo un presente quando andate a casa di qualcuno. Ma volevate ridargli casa proprio. Sì. Ecco. Però noi siamo i pesciolini, quindi abbiamo scelto. Fate molta attenzione, perché in Sicilia lì pescetti ce li mangiamo. Pesciolini si vedono, loro gli atipici. Così vi ricordate di noi e anche in chiave siciliana, perché quella è la cosiddetta pignata siciliana. Grazie, deliziosi. Il nostro regalo secondo me si è piaciuto. È un qualcosa che rispecchia la nostra personalità. Bravi, sì, troppo carino. Perdonate se lo posso chiedere, ma perché Roberto non è con noi? Guarda, oggi non è potuto venire, però ci siamo noi. Vero? Cioè, io ho fatto tutto per Roberto e non c'è. Ti rendi conto? Ma io volevo Roberto. Raccontateci un po' il vostro tema. A Tunnina arrivò. Quello è il tema anche del vostro menù, il titolo? Assolutamente, questo è il titolo, perché era quello che gridavano i pescatori quando arrivava la tonnina, questo tonno che andava tagliato in mezzo alla strada. A Tunnina arrivò, è arrivato il tonno fresco. Tonno fresco, signori. Quindi abbiamo pensato di fare un menù a tutto tonno. A tutto tonno. Se lo avranno capita. Aspetta che rido, eh. Apriremo con un crostino di pane nero di Castelvetrano. Sì. Con una mozzarella di siciliana di bufala tiepida. Sì. Con della bottarga, dell'olio e del pepe di Timut, che ha dei sentori limonati. E qui abbiamo un gin tonic con dell'anice stellato, del cardamomo e delle foglie di rosmarino. Evviva allora! A Tunnina arrivò! Aperitivo, una bella bruschetta a dimensione giusta di pane nero di Castelvetrano, bruschettata bene, tagliata bene la mozzarella, tiepida perché tenuta fuori dal frigorifero. Mi piace molto anche il contrasto con la zesta di limone e la bottarga. Bravi, si abbina bene anche al gin tonic. A Tunnina arrivò e anche noi. Vado avanti che preparo per il primo, scusatemi. Noi arriviamo. Salvo e Sara hanno apparecchiato la loro tavola atipica facendo a meno della tovaglia. In Sicilia sicuramente questa è una bella atipicità, soprattutto quando ci sono ospiti. Il tavolo di legno è molto bello e il singolo posto tavola è stato realizzato con un sottopiatto in vetro, due piatti di porcellana fine, uno steso e una fondina e poi tre bellissime posate in argento, un servizio da pesce con forchetta da pesce, coltello da pesce e forchetta da pietanza. Ora, visto che erano così belle, perché avete voluto rovinare tutto mettendomele tutte e tre a destra sopra un tassellino di legno? Molto bello il tovagliolo antico, di quelli di cotone stirato alla perfezione e inamidato,
piegato a rettangolo, messo a sinistra con il ricamo verso l'alto. Perfetto. Belli anche i bicchieri, un tumbler decorato per l'acqua e un calice per il vino. A completare il tutto, un delizioso segnaposto fatto con tre vasetti in vetro con all'interno dei fiori freschi. C'è anche quasi il piattino del pane. In realtà è un sottobicchiere d'argento, ma a questo punto, visto che con l'argento ci sono dei problemi, fa pari e patta con le posate a destra.